senza per questo rinnegare la libertà personale. La sua è la missione di una vita, iniziata con l'insegnamento a Milano e arrivata fino alla creazione di un movimento, Comunione e Liberazione, presente oggi in 90 paesi del mondo e che rappresenta la sua più grande eredità, sempre più viva e salda, a 100 anni dalla nascita del suo fondatore. Ritira il fratello Gaetano Giussani. Che fin dalla tenera età studiano e si perfezionano, imparando innanzitutto a stare insieme, formando un unico corpo musicale affiatato e armonico come il suono degli strumenti. Presente con concerti ispirati alle più importanti ricorrenze civili e religiose della città, accompagna con le esecuzioni tratte da un ricco repertorio momenti di ricordo e di festa, chiudendo ogni esibizione con le note di Ogni Bella Ruina, omaggio alla protettrice della città, sigillo e dichiarazione di una inossidabile milanesità. Ritira il presidente Giuseppe Bresciani. Eccellenze del panorama cittadino alberghiero e della ristorazione.
Le sue capacità ne fanno una figura centrale per il mondo dell'accoglienza di alto livello. Il suo insegnamento funge da esempio e guida per molti giovani che scelgono di camminarsi verso la sua stessa carriera. Dammi un secondo, torni un attimo al centro, grazie, così. Grazie. Grazie. Anche qui grazie. Martino Vidali. In 40 anni di carriera, con intuizioni rivoluzionarie e creatività visionaria, riesce a innovare il mondo del prêt-à-porter con l'obiettivo di valorizzare la personalità di tutte le donne, a prescindere dall'età, dalla taglia, dallo stile. Nelle sue collezioni... diventando ispirazione per molti e stimolando il coinvolgimento di chi, soprattutto tra i più giovani, ha perso l'interesse per la cosa pubblica. Fa della disobbedienza civile non violenta uno strumento per risvegliare la coscienza collettiva e per stimolare il Parlamento a colmare i vuoti legislativi che ancora esistono in materia di fine vita, nella convinzione che tutti e tutte debbano essere liberi fino alla fine di autodeterminarsi. Si impegna per rinnovare i processi di partecipazione pubblica e il libero accesso all'informazione. Per ampliare la rappresentanza democratica, promuove l'introduzione di strumenti digitali nella raccolta delle firme per il referendum e per i disegni di legge di iniziativa popolare.